Dal 2 gennaio al 4 gennaio i fedeli, chiunque vorrà, potrà visitare la salma di Benedetto XVI e poi il 5 gennaio ci saranno i funerali. Quali le misure messe in atto per l'ordine e la sicurezza? Le misure fanno parte di un piano che prevede appunto un ordinato afflusso e deflusso secondo dei tracciati che sono già stati previsti nel dispositivo che abbiamo messo a punto sia in prefettura che oggi in questura. Ci rivedremo peraltro in prefettura domani, dopodomani, per un ulteriore check, per un'ulteriore messa a punto del dispositivo. 1.000 uomini all'incirca, tra agenti delle forze dell'ordine, volontari di protezione civile, uomini e donne del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che sono qui impegnati per garantire che tutto questo lungo omaggio e tributo a Papa Emerito Ratzinger avvenga in tutta sicurezza. Ci saranno anche dei percorsi che i fedeli o le persone dovranno seguire proprio in Guardi, funzione dei giorni in cui si saluterà, si potrà rendere omaggio a Papa Ratzinger. sì, l'accesso alla basilica e anche il deflusso, l'uscita dalla basilica seguirà dei canali che sono già predisposti e i fedeli che si assieperanno qui, verranno qui nella piazza San Pietro, sapranno esattamente dove andare e quale percorso seguire. Naturalmente saranno anche seguiti da volontari della protezione civile che potranno soprattutto indicare a chi è in coda quale sarà il tempo di attesa, perché questo è importante farlo. Lo si è fatto quando ci furono, diciamo, quando ci fu il saluto a Giovanni Paolo II e lo si ripete anche questa volta.